adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Il nostro pianeta è ricco di forme di vita di ogni specie. Sappiamo più cose di ciò che si trova sulla terraferma che nel mare stesso. Questo perché l'uomo è riuscito ad esplorare solo il 5% delle profondità oceaniche. Il 95%, purtroppo, è tuttora oggi un vero e proprio mistero. Se analizziamo i racconti storici, non sono rari gli avvistamenti di piovre giganti e calamari giganti, descritti dai navigatori dell'epoca. Con il video di oggi vedremo quali sono le creature più spaventose e a volte letali scoperte negli oceani. Prima di cominciare però, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. La medusa crimea di leone, nome scientifico Sanaea capillata, è una delle specie di meduse più grandi e sconosciute. È tipica delle acque fredde delle zone settentrionali dei mari degli oceani boreali, delle acque dell'Atlantico e del Pacifico. Questa medusa ha un diametro che può arrivare a superare i 2 metri. I tentacoli di questa medusa raggiungono i 10 metri di lunghezza e sono impregnati di veleno. Per fortuna il veleno della medusa non è mortale per l'uomo, ma se si viene a contatto può provocare irritazione, arrossamento e prurito. Il calamaro gigante, nome scientifico Architeuthis dux, facsimile del famoso Kraken, è un vero e proprio mostro degli abissi. L'animale, secondo gli studiosi, raggiungerebbe una lunghezza di 18 metri. Non si sa ancora molto di questo animale. Molte carcasse di calamari giganti sono state rinvenute sulle spiagge negli stomaci dei capodogli. Quindi sappiamo che i nemici numero uno del calamaro gigante sono proprio i capodogli. La natura ha dotato questi mostri di particolari ventose. All'interno di queste ventose ci sono degli affilatissimi uncini che rendono la presa sulla preda impeccabile e sicura. La fossa delle Marianne è la più grande depressione oceanica conosciuta al mondo. Questa fossa può raggiungere all'incirca 11 km di profondità. Alcuni scienziati giapponesi, con l'intento di cercare nuove specie sconosciute e ancora nascoste, avevano sommerso un contenitore di metallo contenente un'esca ad una profondità di 1000 metri. All'inizio si può notare vari tipi di pesci, tra cui alcuni squali. Ad un certo punto però qualcosa spaventa gli animali. Questo è ciò che ha catturato la telecamera. In base alla grandezza della gabbia dove è nascosto l'esca, questo animale dovrebbe misurare tra i 10 e i 15 metri. Non si sa molto di questo enorme animale, però tutto lascia pensare al famosissimo megalodonte. Voi cosa ne pensate? Il pesce blob è uno degli animali più brutti conosciuti. Molte immagini di questo pesce mostrate sul web mostrano questo animale flaccido e deforme. In realtà questo esemplare, ripreso nel suo habitat, tra i 600 e 1200 metri, l'animale è completamente diverso da come viene mostrato. A causa della decompressione dell'acqua, l'animale perde la sua tonicità. Le sue ossa sono morbide e gelatinose. Una volta tirato fuori dall'acqua, il pesce è sottoposto a decompressione e tende ad espandersi e deformarsi. Spero che il video ti sia piaciuto. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Mi raccomando, non mancate. Ciao!